dopo 20 anni passati a sfrecciare sui circuiti di Crash Team Racing, giunge finalmente il momento di tornare in pista. Quella lasciata dai Naughty Dog, prima del loro definitivo addio alla serie della leggendaria mascotte, è un'eredità assai preziosa, di cui il team Binox ha voluto farsi carico per riportare uno dei più grandi racing arcade della storia di nuovo in pole position. Dall'impegno dello studio è nato Crash Team Racing Nitro Fueled, un remake che segue lo stesso percorso di rielaborazione grafica già adottato per la Insane Trilogy. Dal 1999 fino ai giorni nostri, tuttavia, ne è passato di tempo. Ecco perché questa versione si dimostra al contempo sia un sentito omaggio, sia una reinterpretazione dell'opera originale. Nitro Fueled non è un remake integrale del primo Crash Team Racing, è piuttosto una rivisitazione che ne recupera l'anima ludica e la arricchisce con nuovi contenuti. Prima di passare alla disamina delle differenze in termini di gameplay, vale la pena rituffarsi nella modalità avventura, accuratamente rimodellata per quanto concerne il comparto grafico e la messa in scena della narrazione. Esattamente come è avvenuto due decenni fa, la storia prende il via con l'arrivo nell'orbita terrestre dell'alieno Oxide, autonominatosi il pilota più veloce della galassia, pronto a sfidare Crash ed i suoi amici in una gara con in palio la sopravvivenza. Perdere contro di lui significherebbe infatti trasformare il pianeta in un enorme parcheggio di cemento, ed ecco che in pista scendono tutti gli eroi ed i villain che abbiamo imparato a conoscere nella trilogia di Naughty Dog, mossi non tanto dalla voglia di salvare il mondo, quanto dal desiderio di mettersi in mostra. Nel remake esistono due tipi di avventura: quella classica, che ci permetterà di rivivere le vicende del gioco soltanto con Crash e con un unico livello di difficoltà progressivo, proprio come nel 1999, e la variante chiamata Nitro Fueled, nella quale potremo seguire lo svolgersi degli eventi impersonando di volta in volta un personaggio diverso e modificando sia il grado di sfida sia la tipologia di kart. L'opera di restauro del team si nota soprattutto nelle scene di intermezzo, che presentano cinematiche modellate da zero, in grado di rendere la banalissima storia di Crash Team Racing sicuramente più piacevole. Nel complesso, sul piano delle sfide da superare, tutto è rimasto identico a 20 anni fa, dalle gare per recuperare i gettoni CTR fino alle prove in cui raccogliere entro un tempo limite i cristalli sparsi per le arene. Comprendiamo poi pienamente la decisione di Binox di non inserire anche la storyline di Nitro Kart, capitolo apocrifo uscito nel 2003, per non contaminare la purezza del gioco originale, anche a costo di sacrificare sull'altare della fedeltà una longevità dell'avventura non certo esorbitante. Quando si scende in pista, il primo dettaglio che appare abbastanza evidente, soprattutto agli occhi di chi ha speso centinaia di pomeriggi su Crash Team Racing, risiede in un feedback del kart parzialmente diverso in rapporto al passato. In confronto al gioco dei Naughty Dog, infatti, il mezzo presenta una stabilità ridotta e le ruote tendono a slittare con più facilità, rendendo il controllo meno immediato durante le derapate e creando un angolo di curvatura maggiormente accentuato. Alla base del sistema di controllo, per compiere dei giri da veri professionisti, c'è l'obbligo di sfruttare un'accelerazione fondata sul turbo, attuabile mettendo a segno una super derapata e premendo l'apposito tasto dorsale con i tempi giusti. Potremo aumentare il moltiplicatore del turbo fino a 3 volte consecutive, ottenendo uno slancio in velocità tale da recuperare molto terreno sugli avversari. Ai più esperti non occorrerà molto tempo prima di riabituarsi, sebbene la possibilità di ripetere i record più clamorosi sia ormai un lontano ricordo. Questo perché Binox ha rimosso tutti i bug e i glitch che permettevano ai giocatori di tagliare gran parte dei circuiti e minimizzare così i tempi di completamento. Le scorciatoie originali, ossia quelle legittime, sono rimaste invece praticamente immutate. Sotto certi aspetti, alcune di esse ci sono parse un po' più facili da imboccare, merito probabilmente di una gestione del salto che garantisce balzi più alti in confronto all'originale. A cambiare in maniera sensibile è stata anche la risposta dei kart alle collisioni con le pareti, che ora rallentano il mezzo in modo più vistoso. Un'altra palese modifica riguarda l'intelligenza artificiale degli avversari, adesso più aggressivi anche a livello medio. Si tratta di scelte forse necessarie per ringiovanire la rigiocabilità del prodotto e adattarla agli standard tecnici attuali. Se escludiamo una tendenza dei kart ad essere un po' troppo scivolosi in alcuni frangenti, nell'insieme il processo di rielaborazione ci è sembrato comunque soddisfacente. Alle gare private e giocabili online si affianca l'immancabile multigiocatore in locale tramite split screen.
Sono questi i momenti nei quali Nitro Fueled, al pari del suo predecessore, dà il meglio di sé, proponendo una scarica di adrenalina e vivacità da capogiro. Ogni gara è uno scontro all'ultimo secondo, il recupero di power-up è fondamentale per non restare in svantaggio ed il catalogo di armi comprende gli stessi tipi di trappole dell'originale, tra bombe rotolanti, missili a ricerca e le iconiche scatole di TNT. Mossi dal desiderio di ampliare il ventaglio di contenuti del titolo, i ragazzi di Binox hanno inserito anche piloti e piste provenienti da Nitro Kart. In entrambi i casi, per quanto si tratti di una soluzione apprezzabile, la qualità risulta molto altalenante. Anche i tracciati del primo CTR non sono invecchiati tutti a meraviglia ed alcune conformazioni, al netto dell'ottimo restauro grafico, mostrano il fianco a qualche scelta di design un po' statica e poco ispirata. Se passiamo ai circuiti di Nitro Kart, assistiamo ad un'oscillazione qualitativa ancora più radicale, e lo stesso si può dire per i nuovi personaggi, la maggior parte dei quali è priva di carisma. In tutto troveremo ad attenderci 26 avatar da sbloccare sia durante l'avventura sia completando determinati obiettivi oppure acquistandoli con i crediti di gioco nel Pit Stop, il negozio di Nitro Fueled nel quale comprare oggetti estetici di varia natura. Ogni modifica attuabile ai kart, dal telaio alle ruote, passando per le skin dei personaggi, causa solo cambiamenti di natura visiva senza intaccare minimamente le prestazioni dei veicoli. Nella trentina di circuiti contenuti nel remake potremo cercare di battere i nostri tempi migliori, partecipare a campionati, recuperare tutti i cristalli o scontrarci in un testa a testa nella modalità battaglia, una delle più divertenti del pacchetto. In un'arena dalle dimensioni solitamente abbastanza contenute, ci toccherà rompere le casse sparse intorno a noi per ottenere le armi con cui bersagliare i contendenti. Tra le diverse aggiunte alla battaglia ci sono varianti come acchiappabandiera e ladri di pancetta, le quali creano un'offerta che aumenta notevolmente quella di partenza pur senza spiccare per originalità. Seguendo la scia di altri remake d'alta classe, infine, anche Nitro Fueled tira a lucido la carrozzeria del primo CTR e dà forma ad una cornice grafica da applausi. Il merito spetta non tanto alle pur eccellenti animazioni dei piloti, quanto alla nuova direzione artistica del bordopista, arricchita da un numero impressionante di citazioni e segreti. Meteo, particellari e senso di velocità sono poi restituiti con indubbia perizia e contribuiscono a comporre un corredo grafico che non sfigura dinanzi a quello della Insane Trilogy. Nitro Fueled recupera insomma l'anima di Crash Team Racing ma ne modifica il corpo, con tutto ciò che ne deriva sul fronte del gameplay. Questo remake è una gioia per gli occhi, ricalibra in parte il sistema di guida dell'originale ed arricchisce il pacchetto con nuove piste, personaggi e modalità. Non tutto presenta il medesimo equilibrio qualitativo ed alcune scelte nella struttura dei circuiti soffrono dei 20 anni sulle spalle. Ciononostante, le emozioni, lo spasso e lo spirito competitivo in compagnia degli amici rimangono gli stessi del 1999. Ed è per questo che CTR riesce a posizionarsi ancora una volta sul podio dei migliori racing arcade sulla piazza.